Un'ora in più di luce e una in meno di sonno torna l'ora legale con le lancette dell'orologio che vanno spostate in avanti di un'ora. La variazione dell'ora scatta alle 2 del mattino di domenica, un cambiamento che quest'anno coincide con Pasqua. Entra in vigore l'ora estiva a causa della quale per i primi giorni avremo risentimenti fisici, anche se quest'anno la coincidenza con la Pasqua potrebbe essere favorevole, considerato che anche a Pasquetta avremo un giorno più del solito per abituarci al nuovo orario. Come ogni anno non mancano nel merito i consigli degli esperti, i quali suggeriscono di mantenere per l'intero fine settimana gli orari consueti, di cui andiamo a letto la sera e ci alziamo il mattino, senza aggiungere allo scombussolamento del cambio dell'ora gli sgarri che a volte accompagnano il weekend. Insomma, stavolta è meglio evitare di fare le ore piccole, anche se la mattina di festa possiamo recuperare un po' di sonno. In pratica dovremmo fare del nostro meglio per riposarci, senza eccedere con gli stravizi. Se il tempo lo consentirà in questi due giorni di festa, l'ideale sarebbe esporsi il più possibile alla luce diurna in modo da regolare la produzione di melatonina e sincronizzarla a nuovo orario. Tempo permettendo è consigliato passeggiare nel verde, andare in bicicletta e praticare attività fisica all'aperto. Un po' di mal di testa, la sonnolenza fuori orario, la mancanza di concentrazione, un po' di irritabilità accompagneranno inizialmente molti di noi. Sono fastidi destinati a scomparire in pochi giorni. Si annuncia invece particolarmente complicato l'inizio della giornata per martedì. Attenzione a non dimenticare il cambio di orario. Un eventuale ritardo rischia di compromettere soprattutto la mattinata, costringendosi a fare tutto di fretta e di conseguenza in maniera distratta.